Oggi raga siamo con i nostri amici Ninna, Kazu e Matti. Abbiamo deciso che non sono più tua amica, quindi di con i tuoi amici Kazu e Matti e con la tua conoscente Ninna. Siamo con la mia conoscente Ninna. Per l'esaltezza, sua altezza reale. Siamo con la mia sua altezza conoscente reale. Perché finalmente siamo in una nuova caccia al tesoro. Ragazzuoli, vi ho nascosto un bel tesorino. Non vi dico dove ovviamente perché è una caccia al tesoro. Ma il valore del tesoro di quant'è più o meno? Vi dico solo che è una coppa gigante con sopra un premio. Oh! Io raga vi direi che possiamo iniziare, lo so, va bene, voi che cosa volete fare? Sì, vogliamo prenderci un caffè? A parte che io vedo delle palline gialle qui a terra. Nello specifico a cosa servono? Lo so io. Guardate, basta prenderle in mano e fare pipippo raga la pippopì. Vabbè dai, non è un esperto giocoliere. No raga, non avete capito niente, queste palline formeranno un percorso, ma non vi voglio spiegare nulla, iniziamo la caccia al tesoro. Ai posti di partenza, siete pronti? 3, 2, 1, via! No, dove state andando? Dove dobbiamo andare? Matti, non laggiù! Voi non avete capito nulla, ragazzi! Se tu non ci dai spiegazioni... Ma ci sono dei bigliettini nascosti che dovete trovare, da caccia al tesoro non è la maratona di New York! Ok, forse il mio intuito mi vuol portare da qualche parte, visto che qui viene creato un percorso, magari dobbiamo avanzare! Ah, eccolo qui il primo bigliettino! C'è scritto, se l'indizio vuoi trovare, su e giù dovrai andare! Ah, ho capito Matti, bisogna fare gli squat, vedi? Ah, è vero! Giù, su! Quanti ne dobbiamo fare nello specifico? Come minimo 500. Allora non lo voglio sto trofeo. Comunque non capite mai nulla, ma vi pare che dovete fare gli squat, dovete pensare a una cosa che va su e giù, è come un ascensore per esempio, ma non è un ascensore. Ce l'ho! Un ascensore! Sì, bravo Matti, un ascensore, sta all'esterno, andiamo! È vero, grazie del consiglio, capo. Fermi, non avete capito nulla! Vi ho appena detto che non è un ascensore. Ah, aspetta. Ah, intendi questo? Sì, abbiamo trovato la nostra soluzione. Hai visto che alla fine l'ascensore ci ha portato a qualcosa? Sicuramente non è merito dell'ascensore. Comunque sia, avete trovato il primo indovinello. Ora però dovete trovare il fogliettino. Il fogliettino si trova nei paraggi, quindi un po' se voi guarderei bene. Dove? Io nel frattempo mi diverto. Matti, adesso è il tuo turno perché questo qui l'ho trovato io. Ora vai, trova il fogliettino. Mi sembra. Tuoi. Io fammi controllare sotto. No, non mi sembra di vedere niente qui. Qualcuno mi può dare una mano? Dammi un indizio così lo trovo io. Ok, Kazu, è vicino al contatore. Guarda dove c'è il contatore, però vicino al di là. Ehi, ho sentito anch'io. Secondo me è vicino al contatore quello no, anche secondo me è vicino al contatore. Infatti il bigliettino l'ho trovato proprio io. Aspetta, ma questo lo devo trovare io, cap. Matti, Kazu è stato più bravo, però se bisogna ammetterlo, lui l'ha trovato subito. Direi che è stato veramente bravo, complimenti Kazu. Anzi guarda, dammi la mano, complimenti, ottimo lavoro. Ehi amici, battete il 5 anche con me. Ah, Matti trollato. Faccina gialla come le palline. Aprila per scovare il segreto. Beh, questa è la mia casa, quindi dovrei riconoscere una faccia gialla che si apre. La faccia gialla che si apre. La faccia dei Simpson. Homer, Bart hanno la faccia gialla loro. Sì, ma io non ho delle teste dei Simpson, non posso aprirle se non ce le ho. Ok, scusa. Allora se la casa è tua conoscerai una testa gialla qui all'interno della casa. Fermi tutti. Posso darvi un piccolo indizio? Posso intromettervi? Posso dare un indizio? Non sono i Simpson. Forse ho un'idea. Beh, in realtà ci sono sia i Simpson che però non c'entrano niente, ma in questa libreria una testa gialla c'è. Quindi se io tipo apro, e questa volta l'ho trovato io per la prima volta finalmente. Bravo Kazu! L'ho trovato di nuovo. Complimenti, bisogna metterlo. Matti, te non trovi mai nulla. Ma ce l'ho io. Ma com'è possibile? Non trovi mai nulla. No, veramente una roba incredibile, non trova mai niente. Io ho il bigliettino in mano. Ce l'ho io il bigliettino in mano. Cosa? Ninna, ma l'hai trovato anche te, bro. È incredibile come Matti non trova mai nulla. Complimenti Ninna, ma Matti, cioè, sei veramente ridicolo, no? Non me l'aspettavo da te. Bene, allora lo leggi te questo biglietto, visto che non l'ho trovato io. Arancione e rosso contengono il mistero. Kazu, l'avevi trovato te, giusto? No, in realtà io stavo scherzando, l'hai trovato te, l'hai detto tu proprio alla fine, tieni, te la vedi tu.
Arancione e rosso. Rosso. Aspetta, hai un po' la pelle arancione effettivamente. Sì, effettivamente è vero. Scuotiamolo, magari esce un biglietto. Apri la bocca. Apri la bocca. No, non c'è niente. Vi pare che io possa contenere un bigliettino? Ma scusate, dove potrei metterlo il bigliettino? Beh, effettivamente qua è vuoto, quindi potresti metterlo qua. Apriamolo! Oh, apriamo, vediamo. Hai detto, caro testa vuota. No. Ok, niente premio per voi. No, capi, in realtà stiamo scherzando. Tu sei un amico molto, molto intelligente. Ah, meglio per voi. Allora, arancione e rosso. Io conosco bene la mia casa, quindi... Sì. Quindi dovresti già trovare la soluzione, magari. Sì, sì. Ci spostiamo un pochettino, Nina. Aspetta, chiedo a lui. Salve, lei sa qualcosa? No. Come no? Non so niente. Oh cavolo. Basta, mi arrendo, Kazu, aiutami, ti prego. Nina, vieni di qua, anche se la casa non è mia, io sono esperto. In queste cacce al tesoro sono il migliore. Arancione e rosso, sicuramente la soluzione si trova qui. Ok ragazzi, che mi sono perso? Questa soluzione qui, Matti, prego, visto che tu non trovi mai i bigliettini, apri tu sti due cassetti e trova la soluzione. Sì, è vero, visto che io sono quello più scarso di tutti. Apriamo il cassetto arancione e subito. Ah, se volete c'è anche un astuccio. Ah sì, grazie, 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 mi serve per la scuola. Kazu, complimenti, hai trovato anche questo bigliettino. Sì, è vero, ho trovato un altro bigliettino, che bello. Matti, vabbè, non trovi mai niente, non trovi mai nulla. Aspetta, visto che Matti non trova mai niente, almeno facciamogli leggere questo bigliettino, prego Matti. Questo l'ho trovato io. 1 più 1 fa 2. Quanti ne servono per 24? Il numero è l'indizio. Quanti ne servono per 24? Ma che cosa significa? Boh. Quanti ne servono per 24? Servono degli oggetti per arrivare al numero 24. Cosa potrà mai essere, Matti? Aspetta, aspetta, aspetta. Quanti anni hai tu? 18. 18. E io ne ho... Aspetta, però ora che ci penso, 18 meno 2 più 7 più 14 più la radice quadrata di 74 è uguale a... Non lo so. Matti! Ecco, lo sapevo, l'hai fatto svenire. Cioè, ti rendi conto di che cavolo stai dicendo? Stai dicendo solo cavolate oggi. Però aspetta un attimo. Stai dicendo solo cavolate. La colpa di questa caccia al tesoro è tutta tua. Hai fatto finora delle cose semplicissime e ora questa qui è difficile. Ma che difficile, sono qui, sono dei semplici dadi. Ah, ora ho capito. Vabbè, in realtà io l'avevo pensato, mi hai anticipato purtroppo. Sì, cioè, sì, c'eravamo sì. Arrivati, dai. Aspetta, serve per fare 24. Sì. 4 sì. Dadi. Se li fai 6, 12, 18 e 24. Sei sicuro che tipo 18 più 6 fa 24? Come 18 più 6 fa? Sì, va bene. Fa 26, Matti. 26, no, aspetta. No, 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 scusa, no, scusa, hai ragione. 20. Sono io una schiappa in matematica. Quindi 4 è il numero corretto dell'indovinello. E ora? Bravi, complimenti ragazzi. Soprattutto complimenti a Kazu, che direi che ha risolto sì. L'enigma. Sì, vabbè, ho avuto una difficoltà tra 18 più 6. Però vabbè, dai, può capitare. Io vi odio. Comunque direi complimenti a entrambi. Più a Kazu, ma insomma, complimenti a entrambi. Ora che avete risolto l'enigma, dovete trovare dov'è il numero 4. E vi dico solo che in una zona che frequentate molto spesso, specialmente quando sono io in casa. Ah, giusto, il bagno. Perché ogni volta che ti vedo mi viene da vomitare. Torno subito. Cosa hai detto? Prima eri il mio preferito. Adesso direi che Matti è molto meglio. Se Matti è molto meglio, preferisco molto di più. Complimenti, complimenti. Ah, esatto. Osservate bene questa zona. È la zona che frequentiamo più spesso quando ci sono io. Ah, sì, sì, giusto. Il cibo di qua, dici? Glielo dovrei dire io. Cosa, Matti? A fianco a te c'è un numero 4 gigantesco. Esattamente incastrato a questo forno. Forse dobbiamo accenderlo. Sì, Matti, forse. C'è... No, 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 spegni, 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 forse c'è qualcosa dentro. Sì, magari c'è una torta. Ah, c'è solo un altro bigliettino. Un altro bigliettino. Se il segreto vuoi trovare, al punto di partenza dovrai tornare. Cosa intendi per al punto di partenza dovrai tornare? È cambiato qualcosa? Matti, è semplicissimo, dobbiamo ritornare al punto di partenza. Dove ci sono tutte queste palline gialle. Ok, quindi siamo ritornati qui, abbiamo fatto tutto stambarabam per niente. Dov'è la soluzione? Dov'è il nostro premio? Continuate a cercare in questa zona. Vi garantisco che
molto vicino. C'è qualcuno? Di qua non c'è niente, Matti. Aspetta, aspetta, guarda qui. Prova. Ehi, c'è qui. No. Ciao. Ciao, Matti. Ma mi spiegate come fa a essere Babbo Natale oppure come fa a essere dietro un quadro? No, 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 è proprio no. Ma è arrivato il momento di darci qualche consiglio, vi dico subito dov'è. Non perché mi hai minacciato, no, no, no. Guardate meglio qua in basso, più o meno vicino a questa piantina. Ah, sì. Come avevo fatto a non pensarci, è arrivato il momento di dare un po' d'acqua a questa pianta. Vero, vero. Intendevi quello, Cap, giusto? Ecco, un altro che non ha capito proprio nulla, come al solito. Cosa dovrei fare allora? Guarda bene, guarda molto attentamente. Ma oddio, ma hai messo un biglietto sotto la terra. Nel colore delle foglie dovrai recarti. Nel colore delle foglie dovrai recarti. Aspetta, il colore delle foglie è verde, quindi dobbiamo andare in un posto verde. Matti, avete un giardino in casa e non ci avete detto nulla. Da quel che mi ricordo, no. E allora dove dobbiamo andare? Pensate a qualcosa di verde, soprattutto tu, Matti. Ah, niente da fare, Kazu, stavolta mi trovo davvero in difficoltà. Per ora che ci penso, abbiamo controllato solamente cucine e soggiorno. Magari nella tua camera dove registri video ci potrebbe essere qualcosina. Non mi ricordo com'è fatta la mia camera, proviamo a controllare. Beh, proviamo a entrare in questa stanza. Prima le donne, prego, Matti. Vai tu, vai. No, vai, Matti. Scusa, Cap, prego. Prego. Ma Ninna? Dove è finita Ninna? Oddio, sinceramente non lo so, se ne sarà scappata col portale. Come col portale? Quindi è in casa nostra e noi non lo sappiamo? Oh cavolo, che cazzo dobbiamo sbrigare? Va bene, dai, io trovo questo. Dai, entra, Cappa, no. Ci sono, di verde, c'è Spike. È vero, è lui, abbiamo vinto. Ma ragazzi, dov'è l'indizio? No, aspetta, fermo. Quel coso, Spike, Sprank, non è tutto verde. C'è qualcosa di ancora più verde in questa stanza. C'è soltanto qualcosa che stona nella mia postazione e penso proprio che questo qualcosa è lui e anche il bigliettino. Bravo Kazu, hai trovato anche questo bigliettino. Sì, Matti era proprio sotto. Ma hai trovato il bigliettino? Matti ruba sempre il bigliettino. È una cosa incredibile, Matti, veramente, cioè, è una cosa incredibile. Ma l'ho trovato io ancora una volta. Kazu non sta facendo niente. Come ti permetti di dire che non sto facendo niente? E poi scusa, non ero diventato io il tuo preferito, Cap? Sì, ma diciamo che poi ho fatto due piccole riflessioni e Kazu rimane sempre comunque il mio preferito. Comunque era sotto Mike Wazowski che ha trovato Kazu. Sul tavolo dove mangi c'è un oggetto segreto. Matti, dobbiamo ritornare in cucina. Ma andiamo. Matti, quanta cosa c'è sul tavolo? È un bottone. Dai, ma seriamente non conosci il cubo di Rubik's? Kazu, scusami, di cosa? Il cubo di Rubik's? Di Rubik's? E senza S, il cubo di Rubik's? No, Rubik è il fratello, Rubik's è tipo un cugino lontano, questo qui è un altro cubo. Perdonatelo, ho sempre avuto questi problemi. Aspetta, però sotto c'è un altro bigliettino, che questa volta leggo io, perché l'ho trovato io. Kazu, ne hai trovato un altro? No, vabbè, mi stupisci ogni giorno di più, una cosa incredibile. Io sono forte con le calce al tesoro, però vabbè dai, facciamo leggere al Matti. Va bene, per una volta. Per ottenere la risposta all'enigma, risolvi il cubo? Dobbiamo risolvere il cubo di Rubik. Ve l'avevo detto che questa caccia al tesoro non sarebbe stata facile. Prego Matti, io ho trovato il bigliettino, adesso è arrivato il tuo momento, risolvi. Ok. Non mi basterà che fare le tre combinazioni che ho utilizzato prima per scomporlo. Ok, credo di star risolvendo qualcosina. Guardate, ho fatto una faccia. Solo che, ecco. Hai fatto anche un'altra faccia di qua. Ok, quindi rimane la parte laterale. Magari bisogna fare... Bravissimo. Sì. L'ultimo, gira l'ultimo. Dove? Così. Sappiamone. Cioè, l'ho risolto, Matti. No, non ci voglio credere. Ci ho messo più di 5 minuti a farlo. No, Matti, ti... L'hai sentito? Sì, lo sto sentendo anch'io. Cos'è? Ragazzi, a me è sembrata una porta. Provate ad andare a controllare di là. Beh, questa mi sembra completamente chiusa, quindi non dovrebbe essere. Sì, e poi già ci siamo stati. Però guarda lì, quella è aperta, prima era chiusa. Sì. E c'è anche la luce accesa. Aspettate, magari Nina si sta facendo la doccia, devo controllare. No, in realtà è tutto vuoto qui. Che cosa c'è? Quindi... Questo è il nostro premio! È gigante! Ma è un effetto ottico, Matti, era molto più grande. E tu mi stai dicendo seriamente che abbiamo vinto il trofeo e questo coso? Ragazzi, mi sa che ho sbagliato. No, mi sa che ho sbagliato.